Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, in questo video, come avrete letto dal titolo, parlerò dei miei 10 prodotti preferiti del periodo, quindi dei must have, dei top di questo periodo, e devo dire che sono quasi tutti prodotti che riguardano la skin care. Poi c'è qualcosa che riguarda i capelli, quindi la hair care routine, e poi c'è qualcosina, proprio giusto due cose, che riguardano invece il make up. Ho voluto inserire anche qualcosa di diverso perché di solito, non lo so, quando uno pensa ai 10 prodotti preferiti, quelli che utilizzi sempre, poi più che altro sono maggior parte delle volte cose di skincare routine, appunto perché le cose per la skincare le utilizziamo molto spesso tutti i giorni. Invece magari un rossetto, anche se è bellissimo, è quello che utilizziamo più in quel periodo, però comunque lo utilizziamo sicuramente di meno delle cose appunto della skincare. Però ho voluto inserire anche qualcos'altro appunto per non fare tutto skincare, appunto. Allora, partiamo subito quindi con il primo prodotto. Non è la prima volta che lo vedete nei miei video e anche quelli di mia sorella. È l'acqua termale di Avène. Allora, non ci vedete praticamente perché è illuminatissima. Vabbè, io ve l'ho presa, ma tanto non vedete niente, quindi ve la metterò qui al lato per farvela vedere bene, se volete vedere nello specifico di cosa sto parlando. Si tratta appunto di un'acqua termale che io mi ritrovo ad utilizzare spessissimo durante la giornata. Allora, è antirritante, lenitiva, addolcente, rinfrescante, ha tutte queste qualità veramente belle per quanto riguarda il viso. Io ho anche un sample piccolino che porto sempre in borsetta e in borsona, che altro che borsetta, perché in quella borsa per starci pure l'acqua del mare c'è il mondo praticamente, e quindi è un prodotto che a me piace tantissimo utilizzare. Lo utilizzo non tanto spesso all'inizio del trucco, molte volte però può essere utilizzato anche come diciamo preparazione per rinfrescare il trucco, per l'idratazione. Infatti quando trucchiamo magari lo facciamo, quindi prima del trucco, dopo il trucco, per amalgamare bene tutti gli strati, per rendere il viso più uniforme, più fresco, meno polveroso. È bellissimo da utilizzare dopo aver fatto la pulizia del viso, appunto perché siamo un po' arrossate, siamo un po' gonfie, questa lenitiva, rinfrescante e così via. Io la utilizzo quando appunto mi sento il viso secco, stanco, la vado a spruzzare sul viso, veramente per un sacco di utilizzi, e io l'adoro, mi sento di consigliarvela. È un prodotto top in generale della vita, ma ve lo inserisco appunto in questi top, sarebbe veramente in tutti i top, perché io da quando l'ho provata non smetto mai di utilizzarla. Appunto, è un'acqua delle terme, quindi praticamente totalmente naturale, e quindi fa bene a un sacco di tipi di pelle, anche per chi ha la pelle ecco irritata, che si irrita molto facilmente, perché ha la cuperosi, insomma per tantissime cose davvero. Io la trovo in farmacia, la trovate anche in parafarmacia, e veramente secondo me è un ottimo prodotto da tenere nei prodotti per la skincare, perché torna sempre veramente molto utile. Io vabbè lo utilizzo più che altro per il viso, però può essere utilizzato anche per esempio per quando facciamo la ceretta alle braccia, gambe, che sia, eccetera eccetera, quindi veramente a tantissimi tipi di utilizzi diversi. Quindi primo prodotto era l'acqua termale. Poi vabbè, questa è di Avène, ma ne esistono anche altre. Io con questa mi trovo benissimo e non la cambierei, insomma. Secondo prodotto è la pietra di alluminio, quindi alume di potassio neutro, deodorante stick. Si tratta di questo flaconcino così, che ha all'interno soltanto l'alume di potassio, infatti è duro. Scusate, ok, duro, tipo la pietra, e viene utilizzata al meglio leggermente passandola. Io per esempio la passo un poco sotto l'acqua e poi viene utilizzata appunto per deodorare le ascelle. Allora, ci tenevo a mostrarvela perché, ragazze, io da quando sono passata al bio totalmente, alle cose naturali per il corpo, la cura del corpo eccetera, capelli, in particolare ho avuto tanti problemi per quanto riguarda i deodoranti appunto per le ascelle, perché davvero chi come me utilizza prodotti biologici, naturali, che non abbiano all'interno ingredienti dannosi, sapranno che è veramente difficile riuscire a trovare dei prodotti che deodorino sul serio, perché tante volte io poi, ragazze, veramente non sono un tipo che suda o ha problemi ecco qua di sudorazione così, perché, e quindi vi dico, figuratevi le persone invece che hanno problemi di sudorazione eccetera eccetera. Però ragazzi, veramente ho avuto un sacco di problemi, perché tutti i deodoranti, sia quelli biologici sia comunque quelli
senza ingredienti dannosi, dopo un po' diventavano inesistenti, come se non l'avessi applicati, e quindi portavano cattivi odori. Quindi mi sono trovata veramente per un sacco di tempo con dei problemi, perché anche e soprattutto d'estate è abbastanza brutta come questione. Molte persone abbandonano questa estetica, dicono: ma io non posso puzzare, cioè francamente non mi interessa, uso il deodorante anche se c'è le schifezze, ma non voglio puzzare. Da una parte li capisco, però dall'altra, ecco, mi sento in colpa, dico: cioè no, mi faccio del male, quindi no. Quindi dovevo trovare una via di mezzo. Vi dico che da quando ho provato l'allume di potassio, mi sto a fare la pubblicità, da quando ho provato l'allume di potassio io mi trovo benissimo. La utilizzo sia qualche volta, ho provato ad utilizzare anche con qualche poi il deodorante sempre naturale eccetera eccetera, sempre dello stesso marchio, questo è della Green Natural, che è profumato ed è spray, anche quello dopo un po' non era tanto efficace. Invece questo qui, anche utilizzato da solo, non odora, non sa di nulla, non si sente nulla, però non fa fuoriuscire cattivo odore, quindi veramente mi sento di consigliarlo. Se cercate quindi un prodotto, un deodorante che sia buono, naturale, questo è proprio naturale, provate la pietra di allume, perché veramente l'allume di potassio qua, insomma, perché veramente fa la differenza. Io finalmente sono un po' più tranquilla, lo bagno leggermente sotto l'acqua, altrimenti è duro e secco, bagno leggermente e poi lo passo sotto le ascelle, sto un bel po' così a passarlo perché sembra che non passiamo niente, però in realtà funziona, e vedrete che neutralizzerà gli odori, non si sentirà nulla. Io sono felice di aver fatto questa scoperta perché non sapevo più come fare. Insomma, mi sono un po' allungata, questo era il secondo prodotto, lo sapevo, lo faccio sempre cadere, era il secondo prodotto top del periodo, quindi assolutamente straconsigliato. Terzo prodotto, allora, si tratta di un olio, questo è un olio di canapa in particolare. Allora, questo qui è indicato, qui c'è scritto capelli in particolare, ma è davvero molto utile per quanto riguarda invece il viso. Io lo utilizzo per quello, non per i capelli. Comunque è veramente valido per tante altre cose, quindi per i capelli, mi sembra per la forfora, se non vi dico una stupidaggine, eccetera eccetera. Vabbè, io lo utilizzo per l'azione sebo normalizzante, quindi inumidisco il viso o ecco con l'acqua termale o con il tonico eccetera eccetera, oppure anche con l'acqua normale, l'acqua normalissima, e poi vado a mettere due erogazioni sulla mano, sfrego le mani e poi vado a passarmelo sul viso. Lo utilizzo essendo un olio prima di andare a letto, quindi non è che lo metto tipo come crema prima di truccarmi eccetera, lo metto la sera perché agisce molto di più, comunque l'olio è più grasso, meglio che si assorba durante la notte, e mi trovo veramente bene. Lo utilizzo in quei periodi in cui sono un po' con la pelle un po' più lucida, più grassa, più imperfezioni, più gonfiori, rossori eccetera, e mi trovo veramente bene perché, come vi dicevo appunto, sebo normalizzante, rivitalizzante, purificante, dona luminosità, tutte queste cose qui, devo dire che mi trovo molto bene, quindi è un prodotto davvero molto valido. Questo è della Frutto Nero e ad ogni modo è l'olio di canapa 100% naturale. Quarto prodotto, allora il quarto prodotto che vi mostro si rifà a quello precedente perché riguarda sempre qualcosa che purifichi, che vada insomma a combattere le imperfezioni, a purificare, a pulire eccetera eccetera. Dico sempre eccetera eccetera, ormai non me lo levo dalla bocca, fateci caso che dico ogni tanto, dico sempre eccetera 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 e così via. Quest'altro prodotto è della Domus Olea, che è un marchio che sto conoscendo da poco, sempre naturale, biologico. Questo qui è il Sebo Lift Siero Anti Imperfezioni. Si tratta di questo siero che sembra uno smalto praticamente, perché ha proprio il pack come se fosse proprio uno smalto. Allora, è un'odorazione, una profumazione piacevole. Di solito queste qui, queste anti-imperfezioni eccetera, magari non hanno tanto bei profumi, perché all'interno hanno cose che appunto devono andare a combattere il brufolo, magari cose più forti, odori più forti. Invece questo ha un odore piacevole, e appunto si tratta di questo siero che ha una consistenza abbastanza acquosa, ma poi quando lo applichiamo sulle imperfezioni, va applicato appunto sulle singole imperfezioni, su rossori, su brufoli che stanno per uscire eccetera, e praticamente dopo qualche secondo, ci mette davvero poco, si secca e crea praticamente una pellicola molto sottile.
dove lo applichiamo e ci promette di agire per far sì che si secchi il brufolo, che si sgonfi, che insomma quella zona venga un po' più purificata. Io mi sto trovando bene, lo sto utilizzando non da tantissimo tempo perché infatti ne manca solo poco, però mi sto trovando bene. Soprattutto ultimamente ho fatto la pulizia del viso e sapete che dopo io l'ho fatta, però non quella normale ma quella con la... Oddio, gli ultrasuoni, mi sono trovata molto bene, tutta un'altra cosa rispetto a quella normale fatta con le mani, insomma, perché davvero pulisce più in profondità, secondo me è veramente tutta un'altra cosa. Comunque ad ogni modo, anche se non eccessivamente quanto quella normale, anche questa qui comunque crea delle zone in cui ci sono più delle irritazioni, insomma ci sono più gonfiori, perché comunque siamo andati ad infastidire brufoli e punti neri che stavano dormendo sotto la nostra pelle. Quindi per non farvela lunga qualche rossore, qualche gonfiore sotto nelle parti del mento, che lì come saprete è la parte che si irrita più facilmente, basta che vi toccate, vi esce di tutto e di più. E niente, quindi questo prodotto lo utilizzo in questo modo, quindi lo sto utilizzando e vedo che comunque mi sgonfia, mi asciuga, mi purifica, quindi mi sto trovando bene, mi sento di consigliarvelo. Questo prodotto appunto non riguarda la skincare routine, ma è un prodotto make-up che mi sta piacendo tantissimo. È il Wonderful Cushion di Sephora ed è praticamente questo rossetto in crema, rossetto perché è tipo una mousse, un rossetto quindi liquido a mousse, che ha questa spugnetta all'erogazione, quindi insomma si applica così. Ormai sono andate tanto di moda questo effetto così cushion con questa spugnetta e mi piace tantissimo. Allora, innanzitutto ha una profumazione stupenda, molto molto dolce, fresca, mi piace. E poi è bellissimo il colore, il mio è il numero 04 Wonderful Fucsia. Questi qua mi sembra che si chiamino tutti Wonderful, tipo Wonderful Red, Wonderful... È veramente un bellissimo fucsia, un po' fluo, ed è bellissima l'applicazione appunto perché ha questa spugnetta, ed è indicato anche perché avendo la spugnetta rimane un po' di prodotto comunque all'interno e sporca, quindi anche quando non vogliamo metterlo su tutte le labbra a modo di rossetto, io l'ho utilizzato anche mettendo un burro cacao e tamponandolo un po' in giro senza fare, diciamo, erogare altro prodotto, perché appunto essendo sporca la spugnetta vi dà un po' di colorazione alle labbra e mi è piaciuto tantissimo. La consistenza, ve l'ho detto, è tipo mousse, tipo crema, ed è molto bello l'effetto sulle labbra, è matte, vellutato, molto confortevole, veramente mi sento di consigliarvela, è stupenda. Quindi questo è il prodotto make up. Andiamo avanti. Prossimo prodotto è un prodotto per capelli ed è uno shampoo, non vedevo l'ora di farvelo vedere perché mi sta piacendo tantissimo, è della Garnier e si tratta dell'ultra dolce tè verde 5 piante. Hanno fatto il pack nuovo, io volevo sempre acquistarlo questo qui alle 5 piante, ma non lo trovavo mai, infatti ovviamente non l'ho mai acquistato quel pack vecchio. Vabbè, comunque, pack a parte, che è molto carino anche il pack, ha una profumazione, ragazze, è meravigliosa, è stupenda, praticamente odora davvero di tè verde, poi ha questo aroma di appunto fresco e dolce del tè verde appunto, però ci sono delle note un po' più pungenti di queste erbe, di queste piante. Bene, in particolare le piante che ci sono all'interno sono eucalipto, verbena, ortica, limone e aloe. È senza parabeni, senza silicone, quindi ha un buon inch, ovviamente sapete che io utilizzo solo prodotti senza silicone eccetera per i capelli. E ragazze, mi piace tantissimo, una bella colorazione, lava bene, fa schiuma, è veramente un ottimo prodotto, ne basta poco, poi come sapete io lo diluisco, quindi veramente mi sento tanto di consigliarvelo, non vedevo l'ora di farvelo vedere, stupendo, cercatelo e provatelo e poi fatemi sapere anche se magari qualcuno già lo utilizza. È l'ultimo che ho provato di tanti altri, ma è già entrato nei miei preferiti perché è veramente bellissimo. Poi ecco, mi dimenticavo un'altra cosa, lascia anche la profumazione nei capelli, è proprio veramente bellissimo, ve lo consiglio.
Settimo prodotto, finisco con i prodotti che non sono skincare, così poi passo agli ultimi. E il secondo prodotto che non è skincare ed è makeup è praticamente questa penna correttore. Allora, vi ho preso questa in particolare, però non per forza questa. Questa è della Bottega Verde, la comprai un po' di tempo fa. Questa è la penna correttore SOS Brufole Imperfezioni. Praticamente è un correttore a forma di matita che praticamente si gira, vabbè, esce la mina e praticamente, beh, promette di, oltre ad andare a coprire il buffo, anche di curarlo, di avere all'interno delle cose appunto che vadano a curare, a sgonfiare, ma non vi so dire se funziona in questo, sinceramente non credo, ma io la utilizzo come appunto correttore, come mi vedete sempre nei tutorial, la utilizzo per andare a correggere le imperfezioni che con il fondo, con la base, quindi BB cream o cose leggere, non vado a coprire appunto alcuni rossori eccetera. Questa qui me le va a coprire e ve l'ho inserita per parlarvi in particolare, per consigliarvi di utilizzare un prodotto del genere, quindi un correttore meglio se in penna, se in matita, così, perché è molto facile da utilizzare, lo prendiamo e lo applichiamo, invece magari col pennellino prendiamo il potto, lo apriamo, si secca così, qua, invece così secondo me è molto più facile, è molto più semplice da utilizzare e quindi vi consiglio tanto di utilizzare appunto questo tipo di prodotto per le correzioni del viso, quindi imperfezioni, rossori ai lati del naso come faccio io, quindi in brufolette eccetera eccetera, e veramente risparmiate tempo, è una cosa proprio velocissima, ve l'ho detto, ve la consiglio per questo motivo, perché... Prossimo prodotto, ritorniamo alla skincare routine, si tratta del burro corpo di Volga Cosmetici. Allora, Volga Cosmetici fa questi pack stupendi, l'altra volta vi ho mostrato, ma anche altre volte, vi ho parlato degli scrub che sono bellissimi, profumatissimi, morbidissimi, vi lasciano l'odore, la pelle è morbida, vabbè, e oggi invece vi parlo appunto di questo burro corpo. Allora ragazze, è la fine del mondo, cioè a parte il pack che è stupendo così, che ha questo coso tipo marmellata, ma poi anche all'interno non sembra, sembra una cosa da mangiare. Ragazzi, ha un odore che io non ve lo sto neanche a dire quanto è bello, praticamente questo qui è note di cocco, vi giuro è la fine del mondo. Ha una consistenza, me l'aspettavo morbidissima, invece è abbastanza compatta, quindi quando l'andate a prendere è veramente veramente carico. Infatti adesso me lo vado ad applicare un po' sulle mani che ce l'ho un po' secche, ed ha tanti diversi utilizzi. Non lo so, io lo utilizzo, ecco, per le mani quando ce le ho un po' secche, lo utilizzo, vedete questa consistenza, tipo, non vi so dire che consistenza possa essere, veramente bello comunque, di una crema, di quelle creme ricchissime, ecco, è bellissimo, ha una profumazione meravigliosa, nutre in profondità, vi sentite proprio, mamma mia, coccolate, e lo potete utilizzare per qualsiasi cosa. Io, siccome è troppo buono, non lo utilizzo per tutto il corpo, anche perché per il corpo mi piace qualcosa di molto più leggero, anche perché andando in palestra e facendo la doccia tutti i giorni, quasi tutti i giorni, non mi va di stare lì, a parte che ci metterei una vita a mettere roba pesante a farla assorbire, mi piace una cosa molto più leggera che si assorbe subito. Questo qui lo utilizzo più per le mani, comunque lo potete utilizzare per qualsiasi cosa. All'altra volta addirittura ne ho utilizzato una piccola nocciolina insieme ad un po' di olio per capelli, l'ho messo nei capelli per farli anche profumare e mi è piaciuto, insomma. Quindi è un altro prodotto che ci tenevo a mostrarvi, ve l'hanno regalato sempre le mie amiche che saluto e ringrazio, ed è un prodotto fantastico, andatevi almeno soltanto ad adorare questi prodotti di Volga Cosmetici perché ne vale assolutamente la pena, fantastico. Prossimo prodotto è un prodotto che riguarda sempre la skincare routine, vabbè, la pulizia, è praticamente un gel lavamani, però volevo mostrarvelo, questo qui è della Sienna, il marchio che vende Lidl, ve lo volevo mostrare perché appunto, come sempre, a buon inci, è molto molto delicato, questo qui ha pure una bella profumazione, questo è antibatterico, ha una bella profumazione fresca, ha una consistenza molto molto leggera, e fa pure schiuma, e lo utilizzo anche sul
sul viso perché è davvero delicato, ma sento che pulisce bene in profondità, perché apre questo odore un po' tipo di limone, così. Comunque è molto buono, ve lo consiglio per diversi utilizzi, perché veramente è igienizzante, ma è leggero, non vi sentite le mani secchissime quando lo utilizzate, quindi mi piace, ve lo consiglio, lo trovate da Lidl. E l'ultimo prodotto riguarda una crema viso. È una crema viso che vi abbiamo mostrato ultimamente. Noi l'abbiamo presa sul giornale, usciva con il giornale. Vabbè, si tratta della crema viso rigenerante antiossidante della Erboristica. E questa qui, vabbè, oro di baobab, bella linea. Ve l'abbiamo mostrata, sono 30 ml di crema. Noi, vabbè, abbiamo pagato pochissimo, perché l'abbiamo pagata tipo 1,50 euro, perché usciva col giornale, appunto. È una crema che ci sta piacendo molto, perché... Allora, per quanto riguarda, vi parlo della mia pelle, della mia reazione. Allora, io ho una pelle mista che tende a in alcune zone a lucidarsi, soprattutto durante la notte. Se utilizzo qualcosa di un po' più, di meno adatto, di meno fresco e astringente, diciamo, tipo la crema che utilizzo io della della Nature's, questa qui per esempio rispetto a quella quando mi alzo il mattino non ho la pelle lucida, questa invece per esempio mi dà la pelle un po' più lucida, perché è molto più nutriente, più idratante, più ricca, quindi anche se ne metto poca ho questa differenza. Questo ovviamente perché è una pelle mista, ma comunque la continuo a utilizzare. Ecco, per esempio non la utilizzerei di giorno perché magari mi farebbe lucidare facilmente, però di sera comunque è naturale, non ha all'interno cose pesanti, comunque alla fine è leggera sul viso, non fa niente che mi sveglio col viso un po' più lucido, magari me ne metto di meno, ma comunque almeno mi nutre e mi idrata la pelle. Quindi comunque in generale la consiglio, essendo appunto così idratante, per una pelle appunto che ha bisogno di nutrimento, di idratazione, insomma per una coccola che riguarda appunto questo tipo di pelli più esigenti, più assetate, ecco. Io con questo prodotto ho finito, spero tanto che questo video vi sia stato utile, perché ecco, condividere dei prodotti, delle chicche, magari uno dice non lo sapevo, oppure oddio sì è vero, anche io mi trovo benissimo, è molto molto utile secondo me, spero appunto di esservi utile. Se così lasciatemi un like che mi fate tanto contenta, se non siete iscritti al canale iscrivetevi subito, e vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.